Però invece è tutta la vita che ci fa ridere. A suo modo è diventato un caposcuola, un capocomico. Ha portato la comicità milanese al centro del racconto del cinema italiano. Felicissima di avere con noi Renato Pozzetto. Benvenuta a Quota Libera. Grazie. Come dice il titolo di questo programma, può succedere qualunque cosa. Bene. Risposte libere. Ma sei carina, complimenti. Grazie. Mi metti tu a mio agio, perché io un po' emozionata lo sono. Anche se questa intervista vorrei iniziarla da una cosa che mi ha molto colpito. Cioè da una cosa che ho letto. Tu hai dichiarato, dimmi se è vero, che i tuoi nipoti non conoscono tanto il tuo lavoro, cioè non ti fanno tante domande, no? Ma forse perché sono abituati a... Abitiamo vicini, io e i miei figli, nello stesso palazzo. Sì. Io abito vicino a mia figlia e ho un ingresso mio, indipendente, ma ho messo anche una porta, ho fatto per andare da loro. Quindi al mattino cerco di essere puntuale per vedere le mie bambine, le mie nipoti che vanno a scuola, sono due piccole gemelle, hanno 13 anni, ci salutiamo, l'altra più grande ne ha 18. Molto ovviamente per loro è una cosa normale sentirmi parlare così del mio lavoro, dove vado, cosa faccio, chi conosco, chi viene a casa a trovarmi. Credo che sia così. Sì. Non lo fanno per... Parlano col nonno, hanno il nonno in casa, però mi piacerebbe che oggi loro scoprissero sì. Che cosa è stato Renato Pozzetto per noi e cosa continua a rappresentare, perché questo signore a suo modo ha fatto la rivoluzione. Tu sei nato il 14 luglio, il giorno sì, della presa della Bastiglia. Sì, sì, sì. È passato qualche anno da allora, diciamo, sì. No? Però una piccola grande rivoluzione l'avete fatta insieme anche tu, Cocchi e Renato. Allora cominciamo... Sì. Hai detto giusto anche tu, Cocchi e Renato, perché io e Cocchi siamo Cocchi e Renato, hai capito? Quando ci vedevano, soprattutto allora, dicevano ciao Cocchi e Renato, oppure anche lui era Cocchi e Renato. Allora torniamo lì, voglio giocare con te a fare la parte della psicanalista che porta il suo paziente a fare un viaggio nel tempo, tipo ipnosi sì. Regressiva, no? Io allora ti chiedo di chiudere gli occhi, di tornare a Gemonio, di tornare sì. A quegli anni là, sì. Dove nasce tutto. Io quando Cocchi, incontri Cocchi. Io e Cocchi ci siamo incontrati a Gemonio perché siamo tutti e due figli della guerra. Io sono nato nel 40, lui forse nel 41, qualche più giovane di me di qualche tempo, di qualche mese. E ci siamo incontrati a Gemonio perché fuggivamo dai bombardamenti che avevano colpito sia casa sua che casa mia. Quindi siamo scappati a Gemonio, paese sul Lago Maggiore, dove i nostri genitori si sono incontrati, io e lui, che avevamo forse io 2 anni e lui qualche mese di meno, ci siamo incontrati là. E poi io sono rimasto là fino a 6 anni, fino alla guerra finita, fatto la prima media, forse lui è tornato prima, però siamo sempre tornati a Gemonio perché eravamo cresciuti lì, andavamo a fare le vacanze, allora si usava andare in campagna e quindi ci incontravamo là e... È stata più che un'amicizia, è stato quasi un rapporto certo. Fraterno, no? Sì, una fratellanza. Sì, è molto, una cosa molto bella nella vita, quando capita, io proprio lo sento proprio amico. La stampa ci ha ricamato un po', però insomma... Così. Vabbè, la stampa poteva anche ricamare perché tu hai avuto un grandissimo coraggio poi a interpretare dei ruoli che hanno un po', come dire, rotto degli schemi, ma ci arriviamo. Visto che con Cocchi ti sei divertito tanto, rivediamo Cocchi e Renato in un'edizione di Canzonissima, dove c'era anche un altro amico. La sigla che avete mandato adesso era la sigla di chiusura di Canzonissima. Vediamo. E io e Cocchi eravamo pure anche autori delle parole della canzone. Ecco. Dopo me lo racconti bene perché sì. Ti voglio portare lì, in quell'osteria di Porta Romana a Milano, con l'immaginazione. Ah, con l'immaginazione. Guardiamo.
Qui sotto, nell'underground, c'è una specie di palestra, una cosa simile, dove abitano il signor Vigorone e il signor Belle Arti. Adesso vediamo che cosa ci hanno preparato. Quindi ascoltiamo adesso Cocchi e Renato. Sono il fratello di Tomasetto, sono pronto. Io sono pronto, Pollo. E allora? Ti fiondo una scorata di punta che ti faccio venire anche la bronchite. Prendi questa. Parato! L'ho parato! Rifare! Questo rifare. L'ho parato, rifare. Giuro che l'ho parato. Rifare! Ma perché? Perché prima sei mosso lui e tu è rimasto fermo. E allora cosa devo fare? Rifare, io ti vendo gli occhi. Voglio vedere cosa sei capace. Ma se l'ho parato questo qui. Ti vendo gli occhi. L'ho visto arrivare... Ho visto un po' come un presentino. Quante sono queste mani? Quante sono? Due. Ci vedi, eh? Sì, grazie. Spara. Para. Parato. Rifare. Rifare. Sono sicuro. Rifare. L'ho parato. Faccia vedere. Che parato. Cosa disperati, eravamo dei saltimbanchi proprio. E non vi capivano neanche tutti all'inizio, sbaglio? Ma nemmeno la Carraccia aveva capito. non era per caso che noi non eravamo nello stesso studio. Ah. Dopo il primo incontro, così ho parlato un pochino con gli autori che mi hanno capito e ho chiesto di avere uno studio sotto lo studio ufficiale. E noi guardavamo lo spettacolo come da un sottomarino, no? Col tubo che andava su e spiava. Per cui non avevamo avuto con lei dei contatti, cioè non eravamo nello stesso spazio. Ecco. E poi lei aveva ad alta voce ci ha chiesto davanti a me a Cocchi di non incontrare per piacere, nemmeno per i corridoi, Massimo Boldi. Non voleva assolutamente vedere. Non so, aveva questo. C'era questo. Ma siete andati d'accordo dopo? Oppure... Indipendentemente, lei per i fatti suoi, venivamo da due mondi diversi, logicamente. Lei dal ballo, nel lusso degli studi televisivi, e noi venivamo dal cabaret, delle cantine disperate, dove spesso mettevamo giù le sedie per far sedere i nostri avventori, ecco. Quella dimensione lì di una comicità nuova, milanese, con dei modi di dire, con uno slang, ha permesso anche a un altro, che era in quello sketch, di avere successo. Lui ti conosce molto bene e vuole dirti queste cose. Ciao Renato, come stai? Sono io, sono il tuo amico, amico Massimo, Mario Vigorone, ti ricordi? Ehi Mario Vigorone, prepara il minestrone, ciao bella gioia. È scoppiato il minestrone, la lingua amara. Volevo ringraziarti Renato, volevo farti un grande abbraccio e poi ci tengo a dire, l'ho già detto altre volte, che tu sei stato proprio il personaggio che tanti e tanti anni fa mi ha dato il coraggio e la voglia di cominciare questa professione e la mia carriera l'ho iniziata proprio grazie a te. Perciò ti devo fare un grande ringraziamento a te, a Cocchi, a Enzo Iannacci, a tutto il derby di Milano. A tutti disperati. E poi dico che gli anni passano, ma noi siamo ancora qui. E bacio, che roba, stiamo benissimo, stiamo alla grande. Ti faccio un abbraccio. Ciao Renato, ciao. Grazie. Bella gioia, ciao bella gioia. Ho la lingua mera. Massimo. Ciao Renato, bella gioia. Massimo stava nell'orchestra, nell'orchestrina, nel complesso, che ci accompagnava durante i nostri spettacoli al Derby Club. Lui suonava la batteria e suo fratello suonava la chitarra. Poi ci hanno seguiti anche nei primi spettacoli che si faceva in giro. Attraverso la televisione abbiamo raggiunto quella notorietà che faceva sì che anche nelle province ci cercassero e che i ragazzi si appassionassero a noi. Ecco. Ti ha ringraziato, insomma, riconoscendo anche il contributo che tu hai portato nella sua carriera, eccetera. Noi vi vogliamo rivedere insieme in un film. Com'è che si pronunciava Sturmtruppen? 1976. Sì.
Sai, ho letto su una delle mie riviste, no? Che in Giamaica hanno fatto un nuovo club con 50 conigliette, pensa che libidine. E questo non sono balle, perché la Giamaica esiste. E dov'è la Giamaica? Dov'è? Guarda, tu fai via Monte Napoleone, vai sempre diritto. E poi quando sei lì chiedi, no? Cinema o cinematografo? Per adesso solo cinema, poi diventerà cinematografo. Ah, interessante. Conduciamo una vita terribile, però si hanno anche delle enormi soddisfazioni. Beh, ma sai, il cinema non è solo divertimento, è un fatto culturale. Chiaro. È della Biennale? No, bilingua. Quanti film fanno stasera? Due, uno di guerra e uno di pace. Di pagare il passaggio, arrivano le autorità. Era così, eravamo veramente disperati, perché noi lo facevamo per noi, anche al di fuori dal lavoro, cercavamo così di descrivere le cose che ci capitavano nella vita, anche durante i nostri dialoghi, c'erano cose di raccontare tutto in modo divertente, perché eravamo talmente disperati, talmente poveri, che non c'era altro che parlarsi dicendo cose che ci facessero divertire. Questo era un po' il trucco e lo usavamo anche con i nostri spettatori. Paziente, non divaghi troppo e torni su quel lettino, chiuda gli occhi e andiamo dentro quell'osteria, l'osteria dell'Oca. Sì. Chi c'era? Cosa succedeva in quell'osteria? Si chiamava Osteria dell'Oca d'Oro. Io e Cocchi ci eravamo arrivati là proprio per quello che raccontavo prima. Non avendo soldi, era un'osteria dove con un bicchiere di vino si stava tutto il pomeriggio, tutta la serata. L'oste era un uomo simpaticissimo, si chiamava Pino, e aveva dietro il bancone una gigantografia di Guernica, di quel quadro di Picasso, che rappresentava la guerra. Lui ascoltava canzoni che parlavano di libertà e di lavoro, a me Cocchi piaceva ascoltarle e cantarle, e i suoi clienti erano soprattutto pittori che si incontravano in un posto che è il loro posto comune, ecco. C'era Fontana? C'era Lucio Fontana, Crispa, c'era Manzoni. Piero Manzoni era il nostro amico, forse eravamo arrivati con noi lì. Piero Manzoni l'avevamo conosciuto nel periodo in cui lui disegnava le righe, sì. Tra le cose, la cosa che l'ha reso noto poi è stata la merda d'artista in scatola. Aveva inscatolato i suoi bisogni, diciamo, come se fosse la carne in scatola, e li vendeva, e sono ancora in certe mostre importanti a New York, per esempio c'è una galleria d'arte che espone una merda d'artista. Di lui eravamo diventati amici suoi, altro disperato come noi, e una volta ci chiese di dargli una mano, perché in una casa vicino alla Pinacoteca di Brera, in una traversa di via Brera, appunto via Fiorichiari, aveva al primo piano un appartamentino dove viveva e dove operava. Allora ci aveva chiesto di aiutarlo a svolgere un nastro molto probabilmente preso dalle rotative del Corriere della Sera, perché era enorme, perché il suo progetto era di fare una striscia lunga 1 chilometro. Allora su una specie di flowmaster, un contenitore di plastica con un tampone idrofilo, faceva questa riga lunga così, che doveva essere 1 chilometro. E io e Cocchi giravamo, no? Siamo diventati amici e abbiamo frequentato degli ambienti come l'Oca d'Oro. Ecco. Ecco, poi in quell'osteria entravano e uscivano altri artisti, sì. Iannacci. Lì di fianco hanno aperto una galleria d'arte notturna, ancora un esempio che non si è moltiplicato, ma era bellissimo. Questo per raccontare alle tue nipoti qual era il contesto storico, culturale, anche il vostro umore che vi portavate dentro. Loro, nel loro contesto, adesso purtroppo, di questo momento, stanno vivendo una cosa nuova per tutti, per tutto il mondo. Sì, ma quello che mi fa pensare, Renato, è che voi vi incontravate, vi parlavate, ridevate, certo. Collaboravate, sì. I progetti nascevano insieme, oggi ci si parla sui social, sì. C'è un po' di differenza, certo. Insomma. Sì, sì. Una sera nella Galleria d'Arte Notturna, che era diventato un fenomeno
per certa cultura milanese, passavano dei signori, anche scrittori, insomma, gente, degli artisti, magari addetti ai lavori, pittori soprattutto. Sono passati di lì gli Annacci, un'altra sera Gaber con Maria Monti, che era la sua compagna di allora, e poi una sera Dario Fo, che erano i nostri miti, erano come se vedessimo qualcuno dei Beatles, insomma. Certo. No? E così siamo diventati amici, io cantavo, loro cantavano con me, anche certi pittori cantavano con me, Cocchi, e mi ricordo che Lucio Fontana una sera disse: di Alter, voi altri, dovevi fare il Festival di Sanremo, dovete fare il Festival di Sanremo, che pensi a me, ci penso io a sponsorizzarvi. E lui è un tipo curioso, viveva già a Parigi, era già conosciuto nell'ambiente internazionale, viveva a Parigi e a Milano. Però intorno a te ci sono state sempre delle bellissime donne, anche del cinema italiano, dello spettacolo italiano, sì. Edwige Fenech, Gloria Guida, io ti adoravo nella Casa Stregata, Eleonora Giorgi, sì. E ci hai fatto ridere moltissimo. E poi, per non parlare dei compagni di viaggio, Paolo Villaggio, sì. Per esempio, sì. le comiche sì, due, le nuove comiche, sì. Eccetera. Da grande mi hai fatto sognare, io ero una bambina, volevo diventare grande all'improvviso. Sì. Lei era l'attuale moglie di Totti, quella bambina... Ilari. Certo, c'era anche lei nel film. Però lei era una bambina piccolina, la mia sorellina era. Ora, io ti vorrei citare la patata bollente di Steno, ma non per i motivi che pensi tu, cioè? Ma perché tu lì eri un sindacalista che diventava amico di un ragazzo omosessuale interpretato da Massimo Ranieri e rompevi un po' gli schemi. Però c'è un film, Fico d'India, dove tu hai incontrato una ragazza che è entrata nel nostro immaginario, elegante, delicata, e che ti vuole dire queste cose. Ciao Renato, che bello poterti dedicare qualche parola e poter parlare con te. Bellissima. Io lo sai che sono molto legata a Renato Pozzetto, perché insieme abbiamo fatto due film, tu sei sempre stato molto molto carino, professionale, serio, coinvolgente, generoso soprattutto, questa è una dote che è molto rara in questo ambiente. Mi coinvolgevi nelle scene, ci si metteva spesso a tavolino, si trovavano delle situazioni carine, delle gag, delle qualsiasi cosa. Ti auguro tutto il bene del mondo e un grande bacio, un abbraccio e un bacio grande anche a Franceschina, alla quale voglio molto bene. Bene, grazie. Ciao. Grazie Gloria. Gloria è ancora una donna incredibile. È bellissima, ancora poi è... Qua sono io, Sei tu, ma sai perché intanto il programma va avanti? Figurati. Dover commentare. No, stavo dicendo che noi siamo stati catapultati dal cabaret alla televisione, però nella nostra testa c'è rimasto quel modo di arrangiarsi, per cui sai, il nostro teatro era grande poco più di questa pedana, alto così, il pubblico aveva... Si sedeva spesso per terra perché i locali erano talmente piccoli che con l'andare del tempo è successo del cabaret, di noi protagonisti di quel modo di lavorare, insomma venivano e si sedevano quasi sui nostri piedi. Quindi diciamo il rapporto anche col collega era un rapporto disperatamente onesto, ecco, non avevamo niente da nascondere e non si poteva far finta. Perché ci sono degli attori che fanno finta, ce la fanno magari nel cinema, ce la fanno, rifanno. Sì, certo. E invece lì, sai, quello che sei salta fuori immediatamente. E il fatto di aiutare il prossimo, il tuo prossimo, il collega che lavora con te, aiuta anche te stesso, no? Perché se sbaglia è un casino. Infatti proprio questo intendeva Gloria quando ti stava ringraziando. E poi diciamolo, con te è nato un nuovo sex symbol, un uomo finalmente morbido, simpatico, rassicurante, bonario. Basta con questi addominali scolpiti. Sì, io ho portato il mio modo di osservare la vita,
che poi ho traslato nella registrazione, ma mi è piaciuto nella vita proprio incontrare la gente, gli uomini, i bambini, anche quelli più semplici, insomma, apparentemente sono tutti uguali, secondo me. Anche il linguaggio, anche i modi di dire venivano proprio dalla strada, dal modo di parlare. Io quando dicevo la Madonna era proprio un linguaggio da muratore che si dà una martellata sul dito, capito? E tac? Tac, era... L'ho imparato da un ragazzo che frequentava il derby, che era un nostro amico, e lo usava lui nel suo modo, ed era simpatico perché mentre raccontava delle cose stupide, no? Tipo sono andato al cinema, ho visto un film, e mentre raccontava una cosa così, mettevo un dito qua, no? E ogni tanto ho visto un film bellissimo, tac, e premeva. Oppure metteva un piede sul tuo piede e stava lì, no? Mentre ti raccontava ti schiacciava il piede. E noi raccontava in modo simpatico delle cose simpatiche. E di solito il tac aveva l'idea di dire dava bene, era bello il film, oppure era bello il prossimo. Allora io l'ho copiato e l'ho portato nel linguaggio anche mio, tra gli amici, in casa. È diventato un contormentore nostro. Sì, poi nel film che ho fatto, dove lo ripetevo più volte... Ragazzo di campagna, diventa... quando tiri giù le sedie dal tavolino del monolocale, tac, tac. Comunque l'autore vero, insomma, quello dal quale io l'ho imparato, è Mario Valera, e lo ringrazio, logicamente. E faccio i complimenti. A tutti i nipoti d'Italia, a tutti i ragazzi che vogliono conoscere meglio che cos'è stato il cinema italiano, cos'è il cinema italiano, che radici ha, da dove viene la commedia all'italiana, guardateli questi film di vostro nonno Renato Pozzetto, perché ha fatto una vera piccola grande rivoluzione. Tac, Renato, l'intervista è finita, torna quando vuoi. Ma no. Ti è piaciuto? A te ci ha preso gusto? No, ma fammi dire almeno che... ero al Davide di Donatello. Ma cioè, come no? Ma certo! Aspettavo un premio che non mi hanno dato. Ah no, il portafoglio mi è rimasto. e volevo ringraziare Pupi Avati per l'attenzione che ha avuto per me. Mi ha proposto una cosa per me difficile, al di fuori dei miei schemi di lavoro. Però il film è bellissimo e io... Va bene. Grazie pubblico. Sai cosa? Non lontano dai tuoi schemi di lavoro. Sì, ho capito cosa vuoi dire, ma tu sei un artista a 360 gradi. Sì, hai dimostrato di passare da un ruolo comico a un ruolo drammatico sempre con grande facilità. Leggendo il copione, quando mi sono emozionato, perché il film era molto abbastanza tosto in certi momenti, è stata una cosa positiva perché in quel momento mi sono detto che io sarei stato capace di recitarlo quel ruolo e così è stato. Ultima domanda, da paziente a psicanalista. Cosa vede nel suo futuro, chiudendo gli occhi? A parte il menù della locanda. Il vaccino l'ho già fatto, quindi il futuro dovrebbe essere più sereno del recente passato. E no, mi auguro che tutto vada bene, che tutti stiano, insomma, che ritorni quel modo di lavorare. Che... Altri film? C'è qualche cosa che bolle in pentola, ma sta bollendo in modo un po' disordinato, bisogna che ci metta un po' di ordine. Noi speriamo di rivederti presto al cinema, nelle sale. Va bene, professoressa, allora grazie È stato un piacere. Dell'invito e complimenti. Grazie, Renato Pozzetto. Grazie Renato Pozzetto, davvero. Guardi, tu riporti, prego. Cioè, dipende molto anche dalle serate. Attenzione, grazie, Renato Pozzetto.